Arriva la domenica, arriva il momento anche di Amici a Quattro Zampe, arriva il momento dei volontari della Onlus L'Arca degli Animali. Ritroviamo con piacere oggi Elena Bonini. Ciao. Buonasera, ciao a tutti. Come va? Bene, stanchi ma bene. Questa settimana è stata un po' impegnata, però dai. Allora ti hanno dato anche quest'ennesimo carico, hai visto Luciano? Oggi sì, dai, però ci sta lo stesso, dai, va bene così. Allora, abbiamo già ricordato con Luciano la scorsa settimana che dal mese di giugno e luglio sono un po' particolari, un po' diversi, no? Per l'Arca degli Animali rispetto agli altri, dove c'erano tanti cuccioli e tanti animali da adottare. Adesso sì, siamo un pochettino più tranquilli perché abbiamo deciso di appunto stoppare un pochettino quelle adozioni proprio perché vogliamo evitare che durante le vacanze ci siano troppe richieste che poi magari non si riescono a gestire, quindi insomma vogliamo andarci un po' più tranquilli perché è giusto anche questi periodi qua come quello di Natale li lasciamo un po' tranquilli così almeno le adozioni sono fatte un po' più con la testa, ecco. Che non di pancia, è vero, è vero. Perché guarda, a volte si vuol fare del bene, però a volte si rischia di fare peggio, purtroppo è così. Si vuole agire in buona fede, poi è un po'... Allora, vediamo comunque gli aggiornamenti, perché comunque la vostra pagina Facebook, ricordiamo che è sempre aggiornata, e qui ci sono anche tutti i recapiti telefonici, li vedete passare certo, anche sulla impressione. Pubblichiamo sempre chi ci chiede aiuto, per carità, poi questa settimana si sono persi dei gatti, abbiamo cercato di dare una mano a tutti. Questi sono adottabili, la referente Francesca, la nostra volontaria di Milano, sono bellissimi, stupendi, taglia media però, sono sul taglia media questi. C'è una mamma maremmana e un papà simil pitbull, quindi taglia medio grande. Una bella taglia media importante e abbondante, sì, assolutamente, però sono anche questi. Si trovano a Suardi, ho visto, quindi Suardi siamo in Lomellina. Sì, non sono tanto lontani da noi, ecco, questi questa volta ce li abbiamo. Allora, vediamoli nel dettaglio, appunto, sì. Che così qualcuno si fa anche un'idea, abbiamo visto prima alla mamma, ma adesso vediamo anche questi cuccioli tutti insieme. Sono anche di diversi colori, no? Sì, perché chissà, guarda che belli, amore. Sì, però sì, ecco, questi li affideremo a chi avrà un po' più di spazio rispetto a un appartamento, perché insomma sono due tagli abbastanza importanti, quindi... Infatti. E qui appunto vediamo tutto nel dettaglio. Adesso questa è l'adozione, insomma, da chi si può adottare, insomma ci sono tutte le referenze, chi vuole contattare Adottami Forever, appunto un'organizzazione no profit, questo lo diciamo sempre, insomma, perché voi fate riferimento anche, collaborate da tempo insomma con altre associazioni, esatto, e avete sempre insomma però un riferimento ben preciso, no, dove andate. Esatto, di solito collaboriamo con la Puglia, collaboriamo con il Sud Italia in generale, comunque cerchiamo sempre di darci una mano tra tutti. E infatti, allora adesso andiamo a vedere anche gli altri cuccioli, altri animali disponibili, e qui avete ripubblicato poi questa cagnolina volpinetta. Spendo un po' di parole perché guarda, questa cagnolina ha avuto uno spostamento un po' particolare da noi, nel senso che comunque è stata una situazione molto particolare, è da adottare come cane singolo al momento, anche se comunque è già con la nostra educatrice, in questo momento si trova dalle parti comunque della nostra zona, Pizzale, insomma queste zone qui, perché con gli altri animali, cani, gatti, non andava molto d'accordo, aveva bisogno di essere un attimino educata, ecco, quindi però con gli umani per il momento è dolcissima, veramente fantastica, per lei si cerca proprio un'adozione abbastanza urgente e consapevole soprattutto, perché non è giovanissima, non si sa esattamente quanti anni abbia, perché l'hanno recuperata vagante, non si sa bene dove, quindi è una situazione un po' particolare, però noi diamo anche la nostra, insomma, il supporto della nostra educatrice, un po' come abbiamo fatto con Oscar, che stamattina è andato nella sua casa nuova, ieri mattina è andato nella sua casa nuova e siamo contenti, lei è molto brava, quindi diciamo che questa cagnolina potrebbe trovare adozione facilmente con il supporto della nostra educatrice, ecco.
e mi ha fatto un po' tributare questa settimana questa cagnolina, però dai, è tanto brava e bella, che sì, davvero, sì, infatti si vede infatti anche da lì. No, è brava veramente, bisogna un attimo solo darle un pochettino di tempo e darle 2 o 3 regole, poi insomma si fa. Abbiamo poi un border collie che si chiama Leo e ha 7 mesi, ci fate vaccinare con i bambini, stupendo. Anche lui è una meraviglia, se chiamate anche per lui va bene, ecco, guardate che faccia. Poi i border collie tra l'altro sono molto molto intelligenti, oltre che affezionati al padrone. Sì, sono cani eccezionali veramente, anche loro merita, guardatelo che meraviglia, 7 mesi, ormai penso che sia quasi cresciuto totalmente, però insomma, guarda, chi ha la passione per questa razza è un affare. Un vero e proprio affare che si può fare. Speriamo davvero che Leo possa trovare presto un padrone. E poi ancora questo è Johnny, 4 mesi, guarda che belle orecchie da Dumbo. Due antenne, questo è piccolino, un taglia piccola, e se qualcuno è interessato, anche lui è una forza della natura, è bello, bello attivo, è un simile Jack Russell. Sì, un pincerino, non si sa cosa c'è dentro, le orecchie sembrano, esatto, un incrocio tra pincere e Jack Russell. Sembrano le orecchie di un pipistrello, però è vero. Sono enormi, è troppo bello, è troppo simpatico, con quelle orecchie lì ti fa andare fuori di testa, sì, veramente. E deve essere anche questo, appunto, oltre che vivace, anche molto dolce. Sì, esatto, questo weekend ci tengo a ringraziare tutte le persone che ci hanno tra l'altro ospitato per le nostre raccolte alimentari, perché abbiamo deciso di concentrarle un po' in queste giornate, perché almeno poi d'estate riusciamo ad avere, diciamo, la nostra indipendenza. Infatti ringraziamo da una parte, qui vediamo, sì, eravate ieri all'Esselunga di Pavia, in zona Minerva, e poi mi sembra, ecco, qui bisogna aver visto l'altro. E poi anche la Torricella. Ci siamo rovinati, veramente, non ce la facciamo più. Siamo proprio veramente impegnati dappertutto. E quindi... Ma anche quando trovate queste ospitalità, significa che anche chi è proprietario, che gestisce questi centri, ha un buon cuore. E infatti ringraziamo tutti di cuore, perché davvero, se non ci fossero loro e le persone che ci aiutano, insomma, faremmo molta fatica a dare da mangiare a tutti gli animali di cui ci occupiamo. Adesso io ho appunto i micetti che hanno trovato al cimitero di Corvino insieme alla mamma, insomma, è diventato un po', insomma, devo dare da mangiare a loro, quindi un po', abbiamo necessità di cibo secco e umido per i gattini in questo periodo, quindi ben venga tutto l'aiuto che ci possono dare, ecco, noi accettiamo qualsiasi cosa veramente. Qui invece siamo a Fabbrica Curone e questo cagnolino ha 7 anni, molto socievole e docile, non va d'accordo con i gatti, ma d'altronde è difficile, insomma, trovare cani che vadano d'accordo con i gatti. Quando sono adulti poi è sempre un po' un terno all'otto, nel senso che, sai, se prendi il cucciolo magari che cresce con un gatto ci può anche stare, nel senso che è abituato, lo vede con un altro cucciolo, è lo stesso, no? Però un cane adulto, anche quando si fanno gli inserimenti con cane e cane, non solo cane e gatto, bisognerebbe secondo me sempre affidarsi ad un professionista, perché non è detto che il cane di casa lo accetti o che anche il nuovo arrivato lo accetti, perché non si sa, magari il nuovo arrivato si sente padrone di casa e cosa fai? È sempre buona cosa avere un supporto dietro, no? Quindi noi lo consigliamo spessissimo. Perché, sai, cane adulto con cane adulto non si sa mai. Zeus e Heidi, ex Arca, fanno le vacanze, grazie a Natalina. Qua, questa è la nostra adozione, della nostra Natalina, guardate che belli, al fiume, insomma, siamo molto contenti di questa adozione, lei è un amore, la cagnolina l'ho conosciuta anch'io ed è stupenda, veramente stupenda. Altri cuccioli, papà questi border. Sì, questi sono ancora piccini adesso, li abbiamo pubblicati già adesso per farli prenotare, diciamo, perché comunque se ne occupa la nostra volontaria Emilia, li hanno segnalati a lei, quindi qualsiasi cosa chiedete a lei. A Valenza, Alessandria, quindi anche loro non sono molto distanti da noi, papà border e mamma colli. Quindi sono border colli, papà e mamma maremmana, sì. Sì, comunque sono una meraviglia, cioè qui avevano mi sembra 2 settimane, adesso saranno cresciuti e
però sono bellissimi. Qua avevano ancora gli occhi chiusi, amori. Mm. Erano proprio piccoli piccoli, diventeranno uno spettacolo, perché figurati, con quelle razze lì incrociate sono meravigliosi. Taglia però sempre sul medio abbondante, perché comunque adesso li vedete. Infatti, non dimentichiamolo piccoli. Poi quando appunto andate a prendere, ma sono diventati troppo grandi. No, la mamma e il papà ci sono, La mamma e il papà ci sono, sì. Quindi è tutto scritto, è tutto appunto spiegato nel dettaglio, quindi non ci sono sorprese. No, diciamo. Guarda, noi ci teniamo sempre nel limite del possibile. Se i nostri cani sono piccoli, se sono medi, se sono grandi, nel senso. Possiamo sbagliare, ti dico la verità, sul carattere, perché quello è sempre anche lì un po'. Molto soggettivo e variabile. Quindi, sai, uno magari ti dice: guarda, questo cane è bravissimo, per la carità, poi però si trova con un altro cane con cui non va d'accordo, può capitare, ne possono capitare veramente, guarda, di ogni. Noi cerchiamo sempre di essere attenti, però. Capita a volte anche che serve appunto un percorso di affiancamento, perché comunque poi con i cani abbiamo taglia media contenuta 13 kg, anche loro cercano casa. Questi rimarranno sui 13-15 kg più o meno, sono già abbastanza, avranno sui 7, adesso non so esattamente quanti mesi abbiano, però sono una taglia media anche loro, sì. Avevamo qualche richiesta per taglie medie. Se qualcuno vuole farsi avanti, contatti i numeri del post che, insomma, vi verranno segnalati. Sì, comunque sono giovani, si vede, insomma. Giovanissimi, assolutamente, sì. Assolutamente. Al di là di tutto, sì. Andiamo a vedere Bobby. Questo, ecco, è Bobby il papà di quei cuccioli, quindi vedete che non è enorme, cioè è un taglia media. Molto bello, è veramente molto molto bello questo spagnolone. Stupendo. L'ha castrato in settimana. Stupendo, sì. Sì, questa settimana è stata una settimana di recuperi, di cose, guarda, veramente siamo un po' distrutti, veramente, perché le nostre volontarie al sud hanno avuto un sacco di problemi, davvero. E per fortuna che l'emergenza gattini da me è finita, perché io non ne potevo più, ti dico la verità, non ce la facevo più. Non ce la facevo proprio più. Purtroppo però l'estate sai benissimo che ci riserva sempre delle sorprese dietro l'angolo, anche purtroppo. Perché sono poche persone che hanno la testa attaccata al collo, di conseguenza ci sono tanti abbandoni. Troppi, sempre troppi. Guarda, la micetta che ho recuperato, che mi ha segnalato una signora, l'ha trovata con questi gattini di 6, 7, 8 giorni, più o meno, avevano ancora gli occhi chiusi, non sapevano dove metterli, erano quasi in strada, c'è un disastro veramente. Adesso sono da me, tranquilli, poi probabilmente non andranno via più, perché figurati cosa vuoi fare. Non è che tanto sono tre piccolini, ma sì, dai, uno più o meno. Voi avete compiuto, vedo, anche 15 anni d'età, questa settimana, sì, è stata importante. Sì, quest'anno abbiamo festeggiato, sì, io è da poco che sono con loro, però loro sono da parecchio sul territorio, quindi erano contenti. Vero, vero. Oh, vediamo Milo, 7 anni dalla Sicilia con Furore. Sì. Fra l'altro, io ho contattato la rescue della Sicilia, mi hanno detto appunto che ha un po' un carattere difficile, però io ho spiegato a questa signora, ho detto, io che conosco i Jack Russell, penso che abbiano invece un carattere molto determinato, più che difficile. Anche perché, guarda, la razza è fondamentale, quando si hanno dei cagnolini simili o comunque con delle impronte genetiche così forti, è bene che si affidino, secondo me, a persone che conoscono già la razza, perché uno dice, sai, un cane vale l'altro, però non è così, nel senso non che ogni cane e ogni razza magari è brutto da dire, però... E poi, contattando questa rescue appunto della Sicilia, mi è stato detto anche una cosa che io trovo veramente assurda, ma ci sono ancora persone che ragionano per colore, del tipo... Ah, ma perché vuole un Jack Russell proprio? Perché ha un bel colore ed è bianco e marrone, va bene per i miei bambini. Non fate mai questo errore, non valutate mai il cane a seconda del colore, perché deve essere valutato per tanti altri aspetti, a partire dal carattere. Ma soprattutto per il carattere, il colore e l'aspetto fisico sono le ultime cose da guardare. L'importante è il carattere, cioè come si comporta, come si relaziona, come si muove. Cioè, ok, magari una razza può piacere di più, cioè una caratteristica estetica può piacere di più rispetto ad un'altra, ma per la carità, ma ci mancherebbe altro, altrimenti non ci sarebbero tutte le selezioni che hanno fatto, per la carità. Ma un po' anche come per l'uomo, no? Ci sono persone che vanno valutate a seconda del tipo di carattere, ma mica diventano una di nuovo. Cioè,
Loro sono sempre in cerca di casa, sono due vecchiette, insomma, si spera. Ecco, su questo appunto dobbiamo ricordare anche che sono state rifiutate parecchie volte perché erano appunto anziane, ma regalare anche un anno di vita a questi cani è qualcosa di cuore generoso che fate, perché loro non hanno mai conosciuto cosa vuol dire la felicità, e anche pochi mesi bastano per fargliela conoscere. Sì. È un riscatto importante per loro, davvero, quindi io spingo sempre, perché comunque il cane anziano, specialmente, ecco, il cane anziano, se viene adottato consapevolmente, senza per esempio la presenza di altri animali in casa, per esempio, no? Dici, queste sono due sorelle, le adotti insieme, di problemi non te ne daranno mai, perché comunque non vanno a inserirsi in un altro contesto, no? Sono loro due, se hanno una casa piccola, cioè, che problemi ci sono? Nessuno, no? E quindi... lo so, ma è difficile da far passare questo concetto. Edda e Ella comunque sono nate nel 2009 e hanno vissuto una vita in canile, e poi sono state rifiutate, adesso sono in un canile del Basso Lazio e cercano veramente, grazie a Sonia e Gerardo che si curano di loro, cercano veramente adesso un'adozione, ma responsabile, come la cerca Cicco, che vedete qui, circa due anni. Un cane che ha sempre vissuto in canile, non è detto che il giorno stesso che arriva in casa sia già pronto alla vita in casa, cioè diamogli un attimo di tempo, magari qualche giorno, facciamoci affiancare da qualcuno di esperto, cioè ha sempre vissuto in un contesto alienante, magari si ritrova in un contesto dove è sommerso da informazioni, perché c'è anche da parlare di queste cose, no? Un attimo, cioè un attimo, dategli il tempo. Infatti. Dopo Cicco vediamo anche due piccini in cerca di mamma, il bianco e nero maschietto, l'altra femmina, futura taglia media. Sì. Però ecco, come hai ben visto, non stiamo pubblicando tantissimo, perché alla fine preferiamo aspettare un attimo. Nel senso ma già questi, guarda che sono tanti, riuscire a piazzare, tra virgolette, tutti questi cani che abbiamo visto, insomma, deve essere già un'impresa, Difficile, perché poi durante le vacanze quasi nessuno vuole adottare, ma per l'amor di Dio, dico anche giustamente, perché magari uno dice, sai, ho aspettato un anno, vado un attimo tranquillo, via, e poi magari mi faccio un'adozione consapevole dove ho il tempo, eccetera. Però ecco, se lo adotti poi sappi che l'anno prossimo ce l'hai ancora, ecco, nel senso non è che ti dura una stagione un animale, ecco, dura per un bel po' di anni. Guarda invece quindi... Luciana e Alessia con Yuma come si divertono, proprio... Altro che Yuma è fantastica, è stupenda. Anche lei è stata recuperata da una situazione che, caro mio, mamma mia, adesso ho trovato altro che l'America. Sì. Adesso sì, guarda com'è felice, e speriamo davvero che possano esserlo anche tanti altri nostri amici animali, come anche Floppy. Anche Floppy, avevamo parlato di lui. Guarda qui, grazie a questi due ragazzi, come adesso ha ritrovato la felicità. Esatto, è una situazione bellissima. Lui non è più un cane giovane assolutamente, perché avrà sui 7-8 anni, quindi il cane non è più ritenuto giovane. E però questi due ragazzi sono fantastici. Poi il suo sogno della ragazza era di adottare un cane adulto, per cui, vedi, a posto. Sono riusciti davvero. Poi allora, io ti ringrazio... Elena, perché anche questa settimana abbiamo passato in rassegna appunto le ultime vostre imprese, quelle che speriamo possano diventare imprese, perché ce ne sono, ne abbiamo passate in rassegna anche oggi, cuccioli, anche meno cuccioli, così. L'appello che facciamo sempre in questo periodo estivo è: non abbandonateli, ma anche non andate ad adottare un cane se sapete che non potete adottarlo, perché altrimenti fate solamente del male, del gran male, perché lo illudete, no? Comunque, se anche c'è presente per situazione, se c'è già un animale, per esempio, valutate bene che cosa andate ad adottare, chi andate ad adottare, perché è importante, molto importante, basta. E appunto anche il carattere, come abbiamo visto prima, fa la differenza. Esatto. Grazie, allora ti auguriamo buon lavoro, e grazie a tutti gli amici dell'Arca, a tutti voi, appuntamento a domenica prossima, e buona settimana. Buona serata a tutti.